Ragazze, ciao ragazzi, oggi come promesso ecco qua il video spesa. Allora, sono appena tornata da appunto fare la spesa. Vi illustro che cosa ho comprato. Questa diciamo che è una spesa, se ci riusciamo, perché non lo so, quasi mensile. Logicamente ho tolto tutto quello, insomma tutte le cose doppie, perché è molto noioso secondo me far vedere le cose triple o doppie, quindi c'è uno di ogni cosa, ma molte cose le ho prese due o tre volte, quindi... Allora, abbiamo, aspettate che metto a fuoco, una melanzana viola di quelle rotonde, carinissime, non so come la vedete, ok. Poi zucchine, metti a fuoco, grazie. Zucchine, finocchi, qua giù ci sono funghi già tagliati, perché pulire i funghi è la cosa più odiosa del mondo. Poi la zucca, perché si inizia, sì vabbè, è un caldo... Stavo per dire una parolaccia. Comunque è un caldo atroce, diciamo così. E quindi sì vabbè, io ho preso la zucca perché ormai non vedo l'ora che arrivi l'autunno. Però diciamo che per il momento la zuppa di zucca è ancora molto caldo per farla. Comunque l'ho presa. Poi ho preso questi due maritozzi, perché ho voluto fare un regalo al mio fidanzato con la simil Nutella, ma questa qua è molto 150.000 volte meglio, perché non ha schifezza all'interno. Vabbè, c'è lo zucchero come da tutto, scusate oggi non riesco a parlare, c'è lo zucchero come d'altra parte su ogni se adesso riesco a farvi vedere magari gli ingredienti senza farla cadere, ecco qua, zucchero di canna, pasta di nocciole, olio di girasole, non di palma, cosa molto importante, latte scremato cacao, burro di cacao e tutto il resto. Comunque è molto molto buona, l'unico problema è che costa un pochino, però comunque è meglio mangiarne un pochino meno, tantissimo, meglio mangiarne un pochino meno e magari prenderla di qualità, insomma. Quindi maritozzi con la Nutella per far contento il mio fidanzato, così se li porta al lavoro. E tra l'altro questa non crea dipendenza come la Nutella, non so per quale motivo. Comunque, patate per fare il purè, sempre di quella marca là della cioccolata, appunto, c'è fior di frutta, che è una marmellata alle prugne, buonissima, ma ci sono anche le more, poi la vedo. Mele, come se non ci fosse un domani, perché Christian ne tritura a palate. Poi ho preso questa zuppa, sì, ho proprio voglia di autunno, zuppa d'orzo. E anche questa, adesso non ho letto precisamente gli ingredienti, comunque sì, eccoli qua, molto buona anche questa qua. Poi molto interessante la carta igienica, pure al contrario, vabbè, la carta igienica, questi qua li adoro, sono delle merendine senza schifezze, senza glutine, tra l'altro costano anche pochissimo, mi sembra 1,80 euro, così ce ne sono dentro 6. Ecco qua, 6, e sono allo yogurt, mi piacciono tantissimo, di questa marca, che marca è? No, la marca del Simply. E poi questa panna a riso, pane normalissimo integrale, poi latte di soia, questo qua tra l'altro costa pochissimo, latte di riso, poi abbiamo, scusate ma è un po' lontano, questo brodo pronto alle verdure, una passata di pomodoro, del tonno Riomare, perché era in sconto, altrimenti prendo qualsiasi tonno, perché Riomare costa veramente tanto, i barattoli di legumi, borlotti, poi abbiamo ceci, lenticchie, questi sono i fagiolini fini, quelli così appunto già cotti, fantastici, apri e mangi, troppo bello. Poi abbiamo le cipolle, c'è lo scalogno, scusate ma la videocamera è sempre un po' lenta, uova, questi qua pure sono senza olio di palma, taralli, e sono al sesamo, la marca è quella lì, non riesco manco a capire come si legge, va bene, ok, ci sono anche quelli classici ma io ho voluto prendere solo questi qua al sesamo, poi farina di cocco, questa qua, poi nulla, sono andata anche a questa poi, ne ho preso solo due cosine, ovvero questo eyeliner, aspettate, allora, oddio, non so come farvelo vedere, 24 ore extra, sì, della Deborah,
ed è appena fatto così praticamente. Così. Speriamo bene, perché questi eyeliner a penna ogni volta si consumano veramente in un batter d'occhio. E per finire ho voluto provare di questa marca, che tra l'altro vi avevo fatto un video tempo fa, magari ve lo linko qui, sui prodotti che avevo di questa marca, cliccate qui, Bio Fa o Bio Pa, non lo so, Natur. L'acqua micellare struccante, e ne è veramente tantissima, devo dire. Costa un pochino, mi pare sui 6 euro, non lo so. Però se è valida, comunque è sicuramente molto meglio di tanti struccanti che ci sono in commercio. Scusatemi un po', la luce è un po' messa male, ma sono contro sole. Come sapete, io ho queste finestre che illuminano anche il paradiso, vabbè. Quindi voglio provare, casomai vi farò sapere in un video come mi ci sono trovata. La mia spesa è finita, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!